Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2020 Elegia americana, diretto da Ron Howard e interpretato da Amy Adams e Glenn Close. Il film, disponibile su Netflix, è l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro di memorie del 2016 di J.D. Vance. Voglio subito dirvi che a me questo film è piaciuto tantissimo. Lo ritengo sinceramente uno dei migliori film dell'anno, ma la cosa che mi ha stupito di più è che questo film è stato stroncato dalla critica e io sinceramente non capisco il perché. Cioè, io dopo la visione di questo film ho detto: wow, che gran bel film che ho visto. Poi vado a vedere i pareri della critica, stroncato da tutti. Ho detto: ma magari il problema è mio, sono io che ho visto il film in maniera sbagliata. Ma non cambio idea, cioè, non capisco il motivo della stroncatura di questo film da parte della critica, perché a me il film è piaciuto un sacco. Ho apprezzato innanzitutto le interpretazioni attoriali sia di Amy Adams che di Glenn Close, due grandissime interpretazioni attoriali che mi hanno rapito letteralmente e coinvolto tantissimo dall'inizio alla fine, così come la storia del film, davvero molto interessante e coinvolgente anche nella rappresentazione di questa famiglia, nel raccontare la storia appunto di questa famiglia dal punto di vista del ragazzo che appunto all'interno di questo film ci viene rappresentato il suo mondo, per così dire, il suo ambiente, il suo clima familiare. E questa cosa, diciamo che mi ha colpito per come è stata gestita e sviluppata. Ci sono certe scene che mi hanno colpito particolarmente anche a livello emotivo e le emozioni questo film è riuscito a trasmettermele. E funziona anche ovviamente la colonna sonora, ma che ve lo dico a fare, c'è dietro Hans Zimmer, nonno qualunque, quindi un altro punto di forza del film è sicuramente questo. E anche la regia di Ron Howard magari non sarà il punto di forza del film, ma nel complesso funziona piuttosto bene, anche se non ritengo la sua regia eccezionale, ecco, però è sicuramente una buona regia e funziona, come ho detto prima, davvero molto bene. Quindi un film che vi consiglio di vedere, ripeto, non riesco a spiegarmi la stroncatura di questo film da parte della critica, ma tralasciando questo discorso, io ho deciso di dare a questo film 4 stelle su 5, perché secondo me, come ho già detto prima, è uno dei migliori film dell'anno, merita assolutamente la visione e ve lo consiglio davvero tanto. Quindi, detto questo, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio soffermarmi su alcune dinamiche del film. Innanzitutto, questo film è molto drammatico perché si vede già che sarà un film non proprio che vi farà sorridere o, diciamo, regalare qualche gioia positiva, ecco, specialmente in alcune scene il dramma si fa sentire, anche se alla fine del film, diciamo, c'è questa consapevolezza da parte del ragazzo di avere questa famiglia e nonostante i problemi, specialmente della madre, lui deve andare avanti e spera che lei possa cambiare. Lui prende consapevolezza di appunto dei problemi che ha sua madre, ovviamente le vorrà sempre bene, però lui deve andare avanti, deve vivere la propria vita. È una figura importante nella crescita di questo ragazzo, proprio il personaggio interpretato da Glenn Close, che sarebbe la nonna del ragazzo. Una figura che, diciamo, lo salva dal baratro, lo fa crescere nella maniera in cui avrebbe dovuto farlo crescere sua madre, però sua madre ha questi problemi che non riesce a risolvere e c'è, diciamo, la speranza che possa farlo in futuro. E infatti anche alla fine del film c'è, diciamo, questa sorta di
lieto fine, ovviamente dopo che muoiono sia il nonno che la nonna del ragazzo, c'è appunto proprio lui ormai cresciuto che deve andare avanti perché anche questi colloqui di lavoro, questo imprevisto appunto della madre che è andata in overdose e gli farà rivivere questa storia, ecco questo espediente narrativo l'ho apprezzato per la gestione e lo sviluppo della trama, della storia del film, quindi un film che funziona, è vero, non sarà magari il miglior film del mondo, però è un film che merita la visione perché riuscirà a regalarvi delle emozioni, almeno per me è stato così e sono contento di ciò perché questo dramma familiare che finisce, diciamo, in una specie, in una sorta di lieto fine, specialmente per una speranza futura. Quindi una cosa che ho apprezzato è proprio questa, cioè un film che funziona. Un film che ho trovato davvero molto solido, anche il rapporto fra i vari personaggi, fra il bambino e la madre, fra il bambino e la nonna, sono tutte dinamiche familiari che secondo me funzionano davvero molto bene. Quindi un film che vi consiglio ancora una volta di vedere. E detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!